Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un FIFA figurine che potrebbe essere FIFA 23, se FIFA 23 con l'Early Access, quello di 16 ore, ci permette di modificare le squadre, se no sarà su FIFA 22. Potrebbe essere un pochino diversa la grafica, un pochino più bassa, perché comunque, ragazzi, registriamo con un computer che ormai ha una certa età. Allora, è un ottimo computer, ma... FIFA ormai è arrivata a livelli stratosferici, l'Hypermotion sapete meglio di me, l'avrete visto ovunque che grafiche raggiunge, non vi aspettate la grafica in ultra perché il mio PC non la regge, se regge quella in media è bene. Vabbè, vedremo, insomma, non siamo già strono e sciuscia con i loro fondi. Comunque, la cosa più divertente chiaramente è fare le squadre, parto io come sempre. Quindi mi prendo tipo due pacchetti, sì, dovrebbero passare, vediamo un po'. Allora, qua facciamo che li piazziamo come vogliamo. Cioè nel senso, senza fare l'ordine, è strano. Li piazziamo un po' dove ci pare. Tra l'altro, nuovo box. Ok, giocherai col Milan. Ok, giocherò col Milan. Sì. Avrò Diamante, vabbè, avrò Diamante, avrò Kalulu. Solo Kalulu, va bene. Poi ci abbiamo Salva Ferrer. Ok. C'è un po' a dire che Falcone, wow. Buonaventura. Cesai, non lo conosco, francamente. Attualmente ho 5 giocatori, quindi forse ce la faccio giusto con 11. Sì. C'è una stella, Osimhen, però. Quindi c'è attualmente un portiere, due difensori. E questo dice: è strano perché, ok, no, centrocampista. Vabbè. No, attaccante. Attaccante è un centrocampista. Ok, questa C non so cosa rappresenti. Forse questo è un errore di stampa. Forse centrale, sì. Sì, centrale. Comunque, centrale. Un altro attaccante. Ah, mi sa che avrò bisogno di un terzo pacchetto. Ah. Rezos, anche questo difensore. Quindi sono tre difensori. Mi serve un altro pacchetto. Un altro pacchetto perché c'è un doppio Osimhen. Poi c'ho Soppi come quarto difensore, quindi la difesa a posto. E c'ho un centrocampista. E anche praticamente un centrocampista e un attaccante. Mi apro un altro pacchetto. Mi finisco la squadra. Magari i primi due, Vabbè, dai, no. Dai, scegli quelli che vuoi. Scherzi. Attenzione. Fantastella. Che tra l'altro è solo da centrocampo. Ok, Calabria, idolo in difesa, molto bene. Franchi Sant'a a centrocampo, Mota, Origi, Lozano. Vuoi mettere? Oh, ma quante carte sono? No, aspetta, c'era infatti qua. Pure lui e lui. Qualcuno ce l'ha detto che in un pacchetto sono scelte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, aprivi questo, risolvevi. Ma dovevo uscirne solo 6 di carte, no? Sì, 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 ma qualcuno ce l'ha detto che ne escono di più dall'interno, a volte. Allora, questi due, queste ottime opzioni in attacco. Centrocampo sicuramente, queste ottime opzioni. Vabbè, 80 bella robetta. La formazione dovrò ancora vedere. Dovremo vedere pure su FIFA. Questi sono un po' tra virgolette gli scarti. Però a porta c'ho soltanto Falcone. Comunque questo è un po' il mio settimo. Poi sceglierò bene la formazione, il modulo. Vai Simone. Però è due Osimhen. Se riesci a usare. Esatto. Sì, no, squadretta niente male. Diciamo che male. Tre pacchetti. Pure tu apri tre pacchetti così chiaramente è più scelta. Sì, sì. Con tre pacchetti, però se hai un po' di culo, la allora, te la fai. Allora, io ho Felipe Anderson che mi tocca bene niente, ma è lo scudetto, mi sa che non mi aiuta. Portiere. Oh, portiere vicario. Beh, pure io col portiere non faccio paura, Binks, Jar Jar Binks, cheat. Jovic, ragazzi. Mezzo in porta, sì. Difesa. Mettiamo in attacco a Luka Jovic. E poi teniamo Ferrari, che dovrebbe essere difensore, se non erro. Ok, però sei molto equilibrato. Sì, buono. Un po' scarsini alcuni in difesa, però... No, però Jovic e Felipe Anderson. Tanta roba. Dai. Un secondo pack cosa ti riserva? Tra l'altro, attenzione, giocherai... Zaleschi pure io. Tra l'altro no, con che squadra giochi? Con io trovo il primo sì con la Lazio. Milan Lazio, bella sfida, ragazzi. Io questo non lo potrò utilizzare, credo. Metti un attimo in stand by, poi vediamo. Metti stand by, attenzione, un altro intoccabile che è Berezinski, che non è niente male, quindi effettivamente come difesa. Poi abbiamo Bairami, che cioè caviamo. Padelli, forse, ecco, Padelli mi ispira, non lo so. Vicario c'è anche più. Meglio? Ok, serve di più, va meglio. Centrocampista Samardžić. Amian, ragazzi. Ok, questo è il centrocampo. Non so quanto stiamo. No, vai col terzo pacchetto. Sì, no, primi due, vero? Giusto. Terzo pacchetto, anche perché la squadretta giusto è scarsa. È un bel po', direi di sì. È veramente scarsetta, quindi ci vorrebbe un rinforzino che sicuramente arriva. Sì, sì. Eccolo il rinforzino. No, ma già ce l'avevi. L'avevi già. Tra parenti abbiamo figli diamanti, quindi. Ma già ce l'avevi. Portierone, attenzione, Magnan. Ok, questo è un rinforzo, ragazzi. Questo è un rinforzo. Berezinski ancora. No, però si sfortuna. Zaleschi ancora, ne vuoi ancora? A Kalulu. Kalulu che no, io non lo so. E vaffan Kalulu. Demiral. Assolutamente. No, allora, tu c'hai un portiere, poi c'hai, diciamo, difesa, teoricamente, Demiral, Ferrari, Berezinski e questi quattro li puoi mettere. Quindi hai quattro. No, ti serve un altro pacchetto. Sicuro? Questi qua non li puoi usare nessuno di questi. Che cavolo. Teoricamente, a meno che io non cedo alcuni dei miei giocatori. No, vabbè, dai, ne apro un altro. Che apro un altro, dai. Apriamone un altro. Sto spacchettando l'ira di Dio qua. Ragazzi, è più un'apertura che un figurine questo.
Ho già 7 pacchetti. Vabbè. Andiamo con l'ultimo pacchetto sicuramente. Quello che trovi trovi. La squadra ci uscirà. Ok. Tengo Vojvoda. Sei pieno di difensori. Basta. Pellegrini. Questo lo puoi usare. Bene, bello. Un attaccante. Un trofeo. Oh, che bello. Bello il trofeo, ragazzi. Sono attaccante per te. Veramente. Froiler. Ateber. Ah. Juric. Juric, vabbè, comunque vabbè, sfigatissimo. Ha avuto un pacchetto in più e direi... Vabbè, vediamo su quale FIFA ci piazziamo e ci vediamo su FIFA. Eccoci su FIFA 23 per la prima volta. Potrebbe non reggere. Potrebbe. Potrebbe stare esplodendo il PC. Ma sicuramente, forse sentirete la ventola in sottofondo. Raga, ma io non avevo capito, ma c'è Napoli FC, ma che è sta roba, dai, Napoli, Roma, Lazio. Ma perché? È tornata la Juve, ok, cioè, da tifosi del Napoli. Tra l'altro con la carriera non sappiamo cosa vogliamo fare. L'idea sarebbe di fare una carriera con una squadra già forte e fare un'unica stagione in cui in ogni episodio facciamo una partita. Esatto. Quella sarebbe l'idea, perché è l'unica cosa che riusciamo a fare attualmente, perché siamo un po' pieni di impegni e di cose. E anche il PC probabilmente FIFA 23 non regge più di una partita di fila, quindi... La situazione è quella che è. Queste le formazioni, io sulla carta un po' più forte. Simone però comunque c'ha qualche elemento buono, soprattutto è avvantaggiato ad avere un buon portiere. Sì, questo quindi sì. Io ho un attacco forte, però dovrò comunque fare gol a Maignan. Direi che andiamo in campo e vediamo questo FIFA 23 se regge e soprattutto come ci sembra. Ragazzi, il lag è un qualcosa di incredibile. È pazzesco. Il lag è no, fratello, non si può giocare. No. Dobbiamo anche cambiare la... Aspetta. No, regà, quanto lagga. Visuale, no. Ok, sports che in cama, va a cagare col campo largo. No, raga. No, raga, non si può giocare. Vabbè, allora sarà un... Ridete... Oddio, in realtà... Oh, in realtà... Aspetta, regà, aspetta. Aspetta che c'ho un'impostazione, però, bro, mi sa che comunque non potremo... Vabbè, proviamo a fare quello che possiamo fare, ragazzi. Ma ho detto... Vabbè, c'ho l'icona secondo giocatore. Comunque, sembra strano e soprattutto sembra molto FIFA Mobile, ma che... Perché stiamo forse con le impostazioni molto basse, quello sì. Proviamo con Lozano a caso. Vai, Victor! Osimhen! No! Aspetta, ma io ho Maignan a porta. E come no? Madonna, che parata, Maignan! Osimhen! Mamma mia, si forte! Con la maglia del Milan non si può vedere, però, eh. No, infatti no. Mamma mia. Raga, subito gol. Porca miseria. Mamma mia, stappo subito il nuovo FIFA. Mi sa che sarà l'ultimo gol in questo FIFA. Mamma mia, Irving Lozano! Irving Lozano! Mettila per Pereira! E vabbè, dai! Mamma mia! Ma chi è? Ok, allora, ora anche se avessi la grafica della Madonna non mi piace, sono sincero. Cioè, mi sembra strano. Boh, mi sembra PES, capito? Non lo so, poi non vedo neanche troppe migliorie, però a livello di gioco dentro il joystick mi sembra PES. Fateci sapere voi se l'avete provato, che ne pensate. Però vabbè, con una PS4 forse l'esperienza sarebbe... Diversa. Sarebbe migliore, diciamo. Se immagino con una PS5. Con la PS5 ho detto PS4, vabbè, una PS5. Anche con la PS4 credo sarebbe diversa. Poi io ce l'ho e non la uso più, quindi in realtà potremmo piazzare quella e giocare però in old gen, però sapete che almeno non lagga perché sì. È tarato su old gen. Qui va Vittorio, che deve darla assolutamente a un Irving Lozano, che sta scassando tutto. Allora Osimhen carica la bomba, che è sto tiro? Pereira, Osimhen, no, ah, mamma mia Vittorio, peccato. Oh, Demiral ce lo mette il piedino, Berami, dai Berami. Rosso. Dio, madonna che solco che hai lasciato a terra. Non era voluto, ma vabbè. La punizione, come si batterà? Che cosa è uscito Pitagora qui? I vettori, ah! Ma che ne so io? No, ma tira a caso, fa gol. Ah! Oh! Miglior FIFA di sempre! Oddio! Quasi gol da punizione, non lo vedevo da 3 FIFA! Da 4 pure! La FIFA 15! Ma non escono i nomi dei giocatori, non so chi sei! È vero, perché i nomi dei giocatori? Vittorio a giro! Maignan, bella parata. Cavolo, hai ragione, non ci stai nomi dei giocatori. Penso, eccoli, sono usciti, boh. Ragazzi, non devono ancora fare qualche patch a sto No, finito, è strabuggato. Cioè, ma lascia stare che il computer è il problema. Ma che è sto cross? Non ne idea. Ma no, ma dai, ma cos'è sta roba, raga? No, mamma mia, questo prendo col sicuro. Gufatona! Bello! Oh, che mannaccia, arriviamo in porta col pallone.
No! No! La Boca! Jovic, l'unico attaccante, perché ricordo sto giocando con il 4-5-1, perché io due attaccanti avevo, tra parentesi l'altra era Djuric, mi sembra? E Djuric non c'è su FIFA 23. Oh, mezza esultanza non l'hanno cambiata, sto via, incredibile. Hypermotion. Hypermotion, sì, la vedo tutta la Hypermotion, che hack. Oh, però... Bello, oddio, dai, figo. Questo è carino. Figo, simpatico. Penso che se uno l'avesse, diciamo, se su New Gen, sarebbe S5. Sarebbe bello. Non ci lamenteremo, perché vabbè, poi tutti lo stanno elogiando sto FIFA, ma anche, guarda, in realtà la grafica non è brutta, il campo è molto più definito rispetto a FIFA 22, secondo me, guarda, si vedono le zolle. Non lo so, raga. Oh sì, man! Ah! Mamma mia, distrutto! No, ci ho messo una vita a fare un gol. Distrutto gol, da Vittorio. Vai su Tar, c'è la videocamera, c'è la videocamera. E vai la videocamera! Tu sei rincoglionito, vabbè. Adesso lo sai cosa ci sarà, vero? C'è un Simone che piange, ecco. No. Però bel tiro. Bel tiro. Anche una foto di Simone che è felice. Abbiamo fatto un bel tiro, dai. Sì, comunque il problema siamo noi. Perché in realtà, cioè, sembra figo sto sì. Qui. Pure guarda, sponsor a Panini, guarda qua, guarda che bello. Che bellezza. Sponsor pure a Paranormal. Lo sai la prima volta che la vedo forse su... Sì. Lo sai la prima volta forse che hanno messo i... Oddio, che trip. C'erano anche gli altri anni le sponsor sì, laterali. Sì, sì, sì. No, ma no, io per di sta stronzata... Ah, hai preso gol! Mannaggia. C'erano, sono sempre state di sponsor. Ma almeno nell'ultimo FIFA c'era, me lo ricordo, ho visto qualche video e c'era FedEx. Okay. Nella Tia Champions c'era FedEx, quindi sì. C'è BMW, vedi? C'è un sacco di roba. Sponsorizzate, cioè, se contattate queste aziende tipo BMW, eccetera, fateci comprare una PlayStation. BMW la PlayStation, penso proprio ora. Un'auto, però c'è. Io chiedo la PlayStation. Bella Vitto! Bella Vitto! No! No, no, comunque è pure FIFA un po' strano, eh. Il fatto che facciano sti trucchi per la rigata. Guarda come lagga. Guarda, wow! Un solco della vita. Yeah, ma che è? Mi sembra più infortunato. No. Ah, pure la scena che non si vuole alzare. Bella. Alzati a far buffone. Come si tireranno i rigori su questa FIFA? Ma qua come si angola? E che ne so io? Boh, proviamo. Ok, il portiere uguale. Porca trota, maggio signore. Mamma mia. Però non è tirato centrale. Sì, ma non ho capito, non si capisce niente. Certo. Gol. No! Gufata. Capra. Come si crossa? Vai, vola! Vola la Pemaia. Pereira! E dai, Magnan, una parata a fa! 87, ma dove? Se questo è perché 87 non la facciamo la carriera, frate! Ma questo fa 87 e piglia sti gol! E un po', vabbè, comunque tutto laggoso, va bene, per i motivi che sappiamo, c'è nei gol, po'... Vabbè, comunque, oh, allora, aspetta, comunque grafica inutile, posso dire, sì. Per farlo un po' gasare, ma sinceramente non credo sia sta grande cosa, cioè... Oh, però i dribbling belli, eh. Bro, dai, è uguale al FIFA scorso, ti prego. Un doppio agili, i giocatori. Oh! Porca miseria! Rosso questo. Ah, sono giallo, ma è... Porca miseria, io sto col rosso. Sono io col rosso? Guarda. Ho avuto un rosso. Porca. Ah, dal rigore che ho sbagliato. Sì, bro. Spoiler. Ma tra l'altro Pellegrini con la mano del Lazio, capitano! Madonna! Oddio, questa cosa ce l'avevo persa! Questa è tremenda, eh! No, quell'altro rigore, cioè quell'altra punizione è uscita meglio. Sì. Vai Vittorio, no, chi è? Lozano. Si è gasato! Vai! Scavetta! Fuori! Ah. Oh, hanno cambiato un po' le facce del pubblico, hanno messo le facce un po' più... Andassero a cacare, chi se ne frega delle facce del pubblico? A me non sembrano tutti buci. Ok, però quando uno scivola, guarda qua, cioè fa veramente, cioè scivola per 10 metri, vabbè, qua non è il caso. Sarà che c'è l'erba, boh, la statura San Siro, che si mescivano i giocatori. E infatti si chiama San Siro. Piccolo spoiler. Era Satura San Siro davvero. No, tu stai facendo il dribbling della vita. Lo so. Ah, fallo. Con la grafica non li vede nemmeno i falli. Questo è rosso. E dai. Sì. Giallo. Doppio giallo. Sì. Giusto così. Se ne esce.
Vai Vittorio! Di là per Origi, boom! Sfondato! Ma Maignan è più infame. Non serve a niente! Non serve a niente. Qua quando c'è il winner last minute. Aspetta, che difficoltà abbiamo messo? Campione. Sicuro? Non è che è stata principiante. Oh, è arrivato Pioli! Ma che c'entra? Pioli's on fire! Pioli's on fire! Delirio sugli spalti, ma deve stare al San Paolo. Vabbè, San Paolo, Maradona. Per me si chiama San Paolo. Tanto se mi dietro pure di un FIFA tra poco, non ti preoccupare. Lo potrei dire. Se finirà qui la partita, vabbè, comunque cambia di FIFA, cambia il lag, però... La fine è sempre quella, ecco! Vai! È la boia! Vai! Vai! Ah! E vabbè, 4-2. Peccato. Esito... Direi abbastanza giusto, comunque è stato un po' più pericoloso. Se Maignan esistesse come però, portiere. Però, sì, diciamo che... Ma perché mette pausa? Ma io non metto pausa, vabbè, si mette pausa da solo FIFA, ok. E questo è male. Allora, prime impressioni. Chiaramente sembra figo. Cioè, se funzionasse niente sarebbe figo. Sì. Però non funziona veramente. No. Su questo computer no. Quindi vedremo. Non sappiamo se a questo punto non so che comprarlo. Perché no, è un rischio. Su PC non credo. È un rischio grosso. Bisogna vedere se si riescono a pensare altri setting tipo di FPS, qualità, robe. Comunque si vedeva bene. Questo è il miglior setting perché sono setting molto peggiori. Fine. Secondo me bisogna vedere un attimo se si riesce a fare un setting di... Guarda come lag. Vabbè. Giusto un po'. Vi faremo sapere. In ogni caso un FIA figurine su FIA 23 ve l'abbiamo portato. Questo era l'importante. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi se ancora l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Bella!